Insalata di patate con seppia, gamberi e alici di cetara. Mamma mia, Carmine, voglio che questa insalata di patate non è un'insalata di patate normale, è anormale, è a fine comune. Vienitela a vedere come l'ho fatta perché voglio un nuovo qualcosa, ma facci. Non c'è sta chance per nessuno, è a fine comune. Allora, voglio per fare questa insalata, mo' vi faccio sporcare una sola pentola. Guardate a me, vedete com'è bella che sta seppia, l'abbiamo presa stamattina. I gamberi, questi qua li ho presi già sgusciati, vedete, questi li trovate ormai dappertutto, no? Quindi facciamo proprio ampressa ampressa. Allora, una bella pentola con l'acqua, l'acqua che già bolle. Allora, guardate a me, prendete la seppia, pulitela tanto bene. Io ci ho tolto naturalmente tutto quello che non serve della testa della seppia. Ce l'andiamo a mettere all'interno, l'acqua però deve già bollire. La seppia voglio la dobbiamo far cuocere 25-30 minuti perché sennò poi dopo diventa poi gommosa. Guardate, andiamo step by step, passo dopo passo. Prima la seppia e poi dopo ci andiamo a mettere le patate fra 5 minuti. Allora, passati già i primi neanche 5 minuti, 2-3 minuti, io ci vado già a mettere le patate. Voglio, qua sfatiamo un altro mito con la buccia, senza buccia. Voglio, mamma mia, ma quante complicazioni. Facciamolo senza bucce. Io ci metto le patate all'interno e le facciamo cuocere. Allora ricordatevi, la seppia la dobbiamo far cuocere 25 minuti più o meno. Le patate che ce le mettiamo dentro, naturalmente, fino a quando non si ammorbidiscono. Oh, look, e abbiamo fatto. E chiudiamo. Allora, voglio, passati questi 25 minuti, la seppia mo ce la pigliamo, ce l'alziamo e ce la mettiamo da parte. Le patate sicuramente non sono ancora pronte, andiamo a vedere, andiamo a dare a infilzare. No, allora ci manca ancora un po', ancora 5-6 minuti. Aspettiamo la cottura delle patate. Passate pure questi altri 5 minuti. Ci alziamo le patate e ce le mettiamo da parte, tanto bene. Ma occhio, fate attenzione. Allora, voglio seppia e patate, già l'abbiamo cotto. Ma questi gamberetti che già sono sgusciati, voglio. Contate fino a 25-30 secondi massimo, ce le mettiamo dentro e subito ce le alziamo. Aiuto, mi raccomando, come vi ho detto io, guardate qua, pochi secondi, alziamo e ce li mettiamo insieme alle patate pure. Ma voglio, qua non ci resta altro che aspettare un po', facciamo raffreddare tanto bella a temperatura ambiente. Nel frattempo, però, ci andiamo a preparare il resto degli ingredienti per completare st'insalata patane che faccio con sulla propria stavolta. Allora, mo nel frattempo che si raffredda tanto bella patata e seppi che ci vuole un po' di tempo, ma comincio a preparare già tanto bel un condimento che ci vado a mettere. Ma tu, lo so, magari il limone è un po' troppo eccessivo, a me mi piace con lo poco il limone e ci ho sperimentato una bella bacinella. Scusami, ma non potevi prendere un premio agrumi? No, amo, a me mi piace le cose a tamarri, già qua. Mo' ci andiamo a mettere un bello pizzico di sale, tanto bello. Mo' ci andiamo a mettere olio evo all'interno con un frustino e emulsioniamo il tutto. Guardate qua quanto è bella, vedete? Guardate qua, è a fine romun. Allora, mo' là dentro, poi incominciamo a metterci la seppia, che ormai è diventata bella fredda. Mo' qua, voi potete scegliere il taglio. A me mi piace troppo assai se me lo vado a tagliare a cubetti, vedete? Questi cubetti qua sono a fine romun. Sapete com'è bella tenera, mo', dopo i 25 minuti di cottura, non vi potete proprio immaginare. Tagliato a cubetti, tanto bello, pigliamo e ce lo andiamo a mettere all'interno. I gamberi invece, voglio, me li rimango interi perché sono più belli e scenografici. La patata, voglio, lo stesso taglio della seppia, ok? Anche questo me lo vado a tagliare a quadratini. Vedete, questo quadrato qui viene bellissimo. E anche questo ce lo andiamo a tuffare all'interno. Guardate là, già che bei colori che ci sono. Mo' andiamo ad arricchire. Qui dovete scegliere voi. Ho un po' di aglio, ho un po' di cipolla rossa tagliata fine fine fine. Io voglio, devo dire la verità, nel frigorifero tenevo queste due cipolline, le ultime. Pigliamo e ce le andiamo a tagliare a pezzettini. E andiamo anche qui dentro all'interno. E che fai poi? Se c'hai due alici di cetare che ti ha portato Daniele Filippella, non ce li metti all'interno? Io al posto di mettercele intere, me ne vado a spezzettare, ma poco, perché queste qua sono piene di sapore. Basta poco e ti cambia tutto il piatto.
il prezzemolo per te, pigliammala e tritammala fino 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 e ce lo andiamo a mettere all'interno. Eccolo qua, ce lo mettiamo pure all'interno. Ultima aggiunta, voglio se ce la volete mettere o non ce la volete mettere, ma per me è patana. O è origano o è timo. Però qua mo c'è un po' di origano che mi ha portato il mio suocero direttamente da Napoli e quindi ce l'ha a mettere. Mo vagliù, non ci resta altro che mischiare il tutto. Mamma, vagliù. Paccate, che paccata, ma o facciamo un appello all'iPhone, a Samsung. Potete mettere pure l'applicazione che si sente là d'oro, oppure che lo possa assaggiare, perché non ho potuto capire fino a quando non vuoi mangiare. Allora, voglio, ma una volta che si è legato tutto, ora vi do un piccolo consiglio. Chiudete tutto, tanto bello, mettete sotto pellicola e mettetelo nel frigorifero per un 2-3 ore. Ancora meglio se la preparate il giorno prima per il giorno dopo. Perché tutti i sapori, tutti gli odori, voglio, sanno proprio sposare alla perfezione. Quando si riposa un'insalata di patate di questo tipo e va mangiata dopo svariato tempo, dopo un po' di ore, bene, a fine romano. Quindi io aspetto un po'. A impiattare, l'hanno impiattata proprio a fine romano, però mo l'ha già assaggiata. Mo lo devo assaggiare. Allora, amore, mi dai il permesso di assaggiare con il cucchiaiotto? Tanto poi dopo ci mangio io in questa... Vabbè, non me la posso mangiare tutta. Allora, una patata, una seppia, un bello pezzetto di alici di cetare e mo mangio pure la gambera. Tutte cose insieme, 1 ore e 3, a saluta vostra. Oh, mamma mia. Vai io. Mo che viene caldo, sto mangiando questa bella insalata di patate con un bello bicchiere di vino. Fuori al vostro balcone, terrazzo, quello che avete voi, wagyu, credetemi, va ricreato. Insalata di patate con seppia, gamberi e alici di cetara.